se dico Pirelli, tutti pensano al celebre costruttore degli pneumatici italiano, fornitore tra l'altro della Formula 1. Ma Pirelli, nel mondo nautico, è il marchio con cui Tecnorib costruisce un'ampia gamma di battelli pneumatici. E questo è il Pirelli 42. In realtà, anche qui abbiamo della gomma e dell'aria. E questa è l'impronta di un pneumatico Pirelli. Appartiene a una nuova gamma che sarà ampliata con altre misure, più grandi e più piccole. E in effetti il layout di coperta è diverso dal solito, non solo dai precedenti rib Pirelli, ma anche dalla più tradizionale interpretazione di questo tipo di prodotto. Mentre lo ammirate, io mi muovo in coperta per farvi notare la caratteristica più interessante di questo modello, un percorso walk around, come i center console. In questa maniera avete la sicurezza di essere sempre ovunque protetti dalle murate. A prua sui gommoni c'è solitamente un prendisole che si allarga per l'intero baglio e non ha protezioni laterali. Questo è più sicuro, soprattutto se a bordo ci sono bambini. Avendo scavato questi passaggi, avranno sottratto volume sotto coperta, ma vi serve davvero una grande cabina o vi basta un rifugio? In ogni caso qui l'open space è molto ampio. C'è una dinette convertibile in matrimoniale e la toilette nascosta sotto il mobilio. Ma è possibile anche un'altra configurazione con bagno separato, forse più funzionale ma meno ariosa. Torniamo in coperta e diamo uno sguardo alle aree prendisole. Ci sono due tientibene attorno al materassino, quindi possiamo restare qui a prendere il sole e il fresco anche durante la navigazione, se il pilota è attento alle onde. Le tientibene hanno ricavato un portabicchieri. Nel vertice un divano che serve anche a dimezzare il dislivello con la delfiniera per imbarcarsi più facilmente. È molto bella la linea dell'hardtop e il doppio supporto a poppa offre una buona solidità ed evita oscillazioni che a volte fanno temere per la sua stabilità e quasi sempre generano rumore. È chiaro che questo maxi rib permette di invitare molte persone a bordo per una giornata di sole, di bagni, di navigazione e per accoglierle nel miglior modo possibile potete attrezzare la cucina come volete. Qui abbiamo due grandi frigoriferi a cassetto, un fuoco e un lavandino. Due semplici trasformazioni, il tavolo estendibile e l'appoggiatesta del prendisole che diventa schienale ed ecco la zona dining. L'arredamento è semplice, puro, leggero, esattamente come il profilo di questo Pirelli 42. Grazie a queste mastre larghe e piane, il gommone può effettivamente far accomodare le 18 persone che è in grado di trasportare e il tientibene resta all'interno di questa sagoma. Non dà fastidio ed è molto utile. Il doppio passaggio verso la plancia bagno è un'altra caratteristica che favorisce la condivisione della barca con tante persone. Non ci sono cancelletti che chiudano i passaggi verso poppa, ma questo gradino è abbastanza alto e quindi evita che oggetti possano finire in mare. Chi ha disegnato questa coperta? Ted Manderfeld. Il nome è nuovo, ma il cognome è noto. In effetti Ted è figlio di Åke Manderfeld, un progettista che ha lasciato un segno importante nella storia della nautica e delle imbarcazioni sportive in particolare. Papà Åke, come al solito, ha tracciato le linee della carena. Lo aveva già fatto per il Pirelli 1400 e per il Pirelli 1900, cioè sul 14 e sul 19 metri di Pirelli. E adesso vediamo come ha lavorato su questo 13 metri.
proviamo il Pirelli 42 con una coppia di motori Volvo Penta D6 da 400 cavalli ciascuno. Come propulsione è impiegata la nuova DPI, ovvero sia un piede poppiero con frizioni idrauliche. Gli innesti sono molto morbidi e ve ne accorgete soprattutto con il joystick di manovra. Dolcissimo da utilizzare e senza quei caratteristici duri impatti che le precedenti propulsioni avevano. Le condizioni le potete vedere da soli: mare mosso, onde che arrivano da tutte le parti, vento in rinforzo. Beh, è il momento giusto per testare un'imbarcazione, un maxi rib come questo. Ora sappiamo bene che i progettisti disegnano le carene come piace a loro, per ottenere le migliori prestazioni, il miglior comportamento nelle diverse condizioni. Poi però i cantieri hanno delle diverse necessità. Devono in questo caso aggiungere i tubolari, devono trovare gli spazi giusti per una cabina e per le aree di coperta e quindi effettuano qualche modifica. Insomma, il progetto è spesso una condivisione di idee, di suggerimenti, di modifiche tra progettista e costruttore. Sappiamo che Manderfell Design non sbaglia un colpo, ma sarà così anche per questo nuovo Pirelli 42? Su questo mezzo i tubolari non toccano l'acqua e quindi non subiscono l'aggressione del fouling e non trascinano l'acqua, cioè non oppongono resistenza alla corsa di questo mezzo. Ma d'altro canto, essendo lontani dall'acqua, alla fonda non limitano il rollio e in navigazione non attenuano la sbandata. Guardate che mare! Mentre usciamo dal porto di Genova, le onde diventano sempre più grandi mano a mano che ci allontaniamo. Abbiamo una carena con due step, molto alti, molto evidenti, e poi ben quattro pattini e uno spigolo, tutti molto affilati, realizzati bene per staccare l'acqua e farci correre. Quattro pattini per ogni piano di carena. Siamo alla velocità di 20 nodi, i motori sono a 2200 giri minuto. In questo momento percorriamo 0,4 miglia con un litro. Potete avere questo stesso gommone anche nella versione con motori fuori bordo, per esempio 3 da 300 cavalli o 2 da 450 cavalli. Mi hanno detto, ma non ho verificato personalmente, che con la versione da 3 motori fuori bordo da 300 cavalli arriva a 51 nodi e che con 2 motori da 450 cavalli tocca i 56 nodi. Sono prestazioni da brivido. In questo caso, andremo più piano perché abbiamo meno potenza, 800 cavalli complessivi e maggiore peso. Però sono sicuro che consumiamo meno. In alternativa potete scegliere anche degli entro fuori bordo a benzina. Forse potrà sembrarvi strano, ma in queste condizioni di mare, con questa carena, se date un po' più di gas, navigate meglio. Adesso siamo a 24 nodi e direi che l'assetto è perfetto, steso sull'acqua. Consumo sempre uguale, 0,4 miglia con un litro. Cambio rotta, provo ad affrontare le onde in una maniera diversa, anche se in effetti è molto difficile capire che cosa sta succedendo oggi all'acqua. Arriva da tutte le parti, è una situazione meteorologica variabile e persino il mare sembra variabile. Mettiamo in conto qualche colpo di mare, ma sappiate che stiamo navigando a 35 nodi.
Consumo sempre uguale, sempre 0,4 miglia con un litro. Non male a questa velocità. Oggi non è facile trovare il punto migliore dove virare. Tendo a dire che non c'è un momento in cui l'onda ti consente di respirare. Sei sempre obbligato ad accettare un po' qualche impatto. Però con una carena di 13 metri tutto diventa facile. Ed è vero che il tubolare non tocca l'acqua, che la sbandata è elevata, ma sento anche che tiene la rotta bene, che non c'è un rischio di ingabbonamento. E stiamo virando comunque a una velocità di 25 nodi, ma potrei fare molto, molto di più. E se do gas, riesce a stringere addirittura il raggio di virata. Incredibile. Ora sto virando a 30 nodi. Beh, mi rimetto in rotta e provo la massa. Giù la manetta. La brezza mi ripara completamente, anche perché ci sono delle protezioni laterali. E siamo a 42 nodi di velocità, l'assetto è perfetto, anzi adesso potrei alzare anche un po' il trim, perché man mano che la velocità cresce tende ad abbassare la prua. Ecco, un po' di trim e guadagna subito velocità. Siamo a 3600 giri minuto e stiamo correndo a 45 nodi. A 45 nodi su questo mare. Ma non devo correggere, basta tenere il timone, guardare un po' le onde e semmai nel caso togliere gas. Ma non lo sto facendo. Mi permette di navigare velocemente anche in queste condizioni e di toccare una velocità massima di 46 nodi. Straordinario. Nodi con 10,6 kg cavallo, sì, perché in questo momento il dislocamento è di circa 8500 kg e la potenza complessiva è di 800 cavalli. 46 nodi con questo valore di rapporto peso-potenza significa eguagliare la massima prestazione teorica. E quindi complimenti a Mannerfeld Design e a Pirelli. Trovo che questo gommone, con le sue prestazioni, con la sua linea sportiva e leggera, riesce a darci ancora di più quel senso di libertà che cerchiamo ogni volta che immaginiamo di navigare. E di navigare bene.